Let's go bitches, benvenuti a questo nuovo video, non dovrei dire nemmeno episodio, ma in questo caso questo nuovo video, sì, è un nuovo video alla fine, non è un episodio, non è niente, è un video fino a se stesso. E come avete visto dal titolo, vi svelerò i miei settaggi, le mie impostazioni personali e la spiegazione di questi settaggi, cioè perché utilizzo determinate cose. Quindi via, usciamo dal menu e andiamo a vedere subito queste impostazioni. Allora, per prima cosa, già so che molti di voi vogliono vedere la sensibilità, quindi la skipperemo. Allora, per prima cosa, per quanto riguarda la luminosità, non la tengo proprio al massimo, perché molte volte in questo gioco tenere la luminosità al massimo è più un handicap che un aiuto. Questo perché in molte mappe come Fringe, Haunted, Stronghold, eccetera eccetera, quelle mappe dove c'è molta luminosità, molti oggetti di un colore comunque che varia al bianco, dà molto fastidio per prima cosa agli occhi quando si gioca, i colori bianchi, forti, quindi quelli carichi di colore, perché non so se lo sapete, ma il colore bianco è carico dello spettro di colore, quindi di tutti i colori, rosso, blu, giallo, verde, eccetera eccetera, tutti i colori, e quindi fa molto male agli occhi, dà fastidio e vi fa sforzare la vista. Quindi per prima cosa questo. Seconda cosa, come avete visto, non si vede il red dot, non si vede il mirino ole sul quando mirate, quindi è un pochino un problema. Oltre a questo, andiamo a nome completo, scusate, alcune cose le ho resettate per parlare, diciamo, per parlare prima, diciamo, di spiegarvi la cosa. Allora, indicatore del giocatore, perché non utilizzo nome completo? Ora cambierò. Per prima cosa, nome completo è molto fastidioso, perché anche a grandi distanze comunque vedrete il nome di un giocatore, e il problema principale con questa cosa di vedere il nome del giocatore sta proprio nel fatto che quando c'è un avversario tra voi e il vostro compagno di squadra non riuscirete a riconoscerlo e darà molto fastidio. Cosa fare per ovviare a questa cosa? In pubblica, tra l'altro, succede spessissimo, perché la gente fa come gli pare, e nel competitive quando succede, ragazzi, è un problema gravissimo. Beh, mettere abbreviato. Solo icona non va tanto bene, perché con solo icona non saprete chi è il personaggio, quindi via su abbreviato. Per quanto riguarda la zona visibile, io l'ho messa così larga perché ora vi farò vedere come cambiarla. Come vedete, l'anteprima dell'area di visualizzazione qua dice che è messa al massimo. Ma come fare per ridurla? Allora, bisogna andare, come c'è scritto, per regolare l'area di visualizzazione, accedi ad audio schermo nella schermata delle funzioni. Come fare? Bene, andate nella dashboard, andate su impostazioni, in questo caso guardate che bel tema di Destiny, e andiamo a vedere audio e schermo. Una volta arrivato qui, andiamo impostazioni, area di visualizzazioni, e la riduciamo al minimo, ragazzi. Perché al minimo? Ora vi spiegherò. Praticamente, grazie a questa cosa, la minimappa non sarà più nell'angolo a sinistra, ma sarà dove sarà il minimo dell'area di visualizzazione. Cioè, come vedete qua, la minimappa partirà dove ci sarà praticamente il come si può dire, l'angolino in alto a sinistra, quindi sarà molto più vicino al centro dello schermo. I vostri occhi, per vedere la minimappa, dovranno fare sia un tragitto minore, quindi dal centro alla minimappa, sia in questo caso avrete, diciamo, grazie alla vista periferica dei vostri occhi, una maggiore consapevolezza, e quindi riuscirete a vedere meglio se c'è un avversario nelle altre parti dello schermo, poiché i vostri occhi non dovranno guardare l'angolo e quindi magari sviare dallo sfondo che c'è dietro il vostro schermo, qualcosa che succede dietro allo schermo, o perché, non lo so, vi perdete, avete dei cali di concentrazione, queste cose. Comunque, continuiamo con queste cose, ritorniamo su COD. Come vedete, ora è cambiata l'area di visualizzazione e ve lo farò vedere dopo in una partita privata. La modalità daltonismo, se volete, la potete mettere, ma è solo un fatto se siete daltonici o se volete avere i colori diversi del killfeed, niente di più. Oltre a questo, continuiamo, andiamo sull'audio. No, ragazzi, la sensibilità non ve la faccio ancora vedere, ora aspettate, state tranquilli. Allora, per quanto riguarda in questo caso l'audio, io tengo il volume al massimo. Per il volume avanzato, allora, vediamo questo. Il volume delle voci lo tengo al massimo, perché sentire magari i volumi dei personaggi che parlano, che fanno la voce vendetta, perché in molte modalità è attiva, ma nella modalità COD Wordig non è attiva questa cosa, quindi quando giocate competitive non potete sentire gli avversari, in questo caso dico i personaggi dei vostri avversari, che parlano, ma quando giocate in pubblico ovviamente sì. Quindi volume voce a 100, volume musica a 0, ragazzi, è inutile, mette solo ansia, stress, dà fastidio e vi evita di sentire magari cose importanti verso il fine match. Volume effetti 10, ovviamente. Volume filmati, vabbè, giocate la storia, non l'ho mai giocata, quindi lo tengo così. Volume effetti sono passi, spari, eccetera eccetera. Continuiamo. Audio controller, no,
cos'è sta cosa sul controller, dà un fastidio. All'inizio pensavo non si potesse levare e stavo andando nel panico. Audio personalizzato, perché utilizzo super compresso, non utilizzo diciamo qualcosa come boost, frequenze alte, potenze bassi, mix Treyarch. Allora, super compresso è praticamente il volume portato al 120%, se non sbaglio 130%, cioè più dell'audio diciamo del massimo, perché questo è per evitare che magari qualcuno ha un sistema che produce tanto audio, ha dei limitatori e cose del genere. In questo modo potete ovviare a questo problema aumentando il volume di gioco, andando sopra il 100%, in questo caso grazie a super compresso. Super compresso io lo uso anche perché quando si è in party, anche se io ora vi faccio vedere, creo un party. Allora andiamo subito, mettiamolo privato, se no la gente si imbuca. Anche quando creiamo un party e cerchiamo, diciamo, giochiamo con i nostri amici e le loro voci, pure se gli diciamo di abbassare le voci, ugualmente la PlayStation abbasserà il volume di gioco. Come vedete dalle mie impostazioni, regola mix audio, tutta la barra è messa su audio non party. Perché è messa su audio non party? Perché ovviamente il volume di gioco è molto importante per sentire le X, i passi, se qualcuno utilizza il nuovo sistema di movimenti, cade, attiva uno specialista, cambia arma, ricarica, per tantissimi motivi. E anche con tutto questo, quando si è in party, non avete super compresso, il volume sarà di molto abbassato. In questo caso riesce un pochino a migliorare, ma il mio consiglio è, se potete, utilizzate magari Skype o TeamSpeak per parlare dal PC. Test sistema di gioco inutile, non serve a niente. Dialoghi multigiocatore io l'ho messo off, perché non ha senso ascoltare, diciamo, dei dialoghi all'inizio della partita, anzi a me rompono solo le palle e mi dico ma quanto sono stupidi. Musica multigiocatore, regola quale musica, potete mettere quello che volete, sono le varie canzoni, ma cioè casuale, tanto che vi frega, avete messo a zero il volume. Poi andiamo avanti, rete, allora qua è tutto disattivato, ovviamente ragazzi non vi farò vedere niente, sarà bello censurato. Oltre a questo, l'unica cosa che magari vi può interessare qui, apri, prima cosa la larghezza di banda, questo indica il vostro upload, come c'è un limite di upload su Call of Duty che non si può superare, quindi anche se io ho 20 mega di upload tramite la mia Telecom fibra ottica TIM, una cosa strana, una combinazione tra TIM e Telecom, ho quasi 20 mega in upload ma ho un ping veramente alto, allo stesso modo l'indicatore connessione, che è questo qua, dovete attivarlo. Cosa serve questo? È quando premete start, vi fa vedere praticamente un grafico che vi indica qual è il vostro ping attuale nella partita, che non ha niente a che fare con lo speed test. Questa è una cosa riguardo il gioco, ai server di gioco, all'host, a tantissime cose, a tantissimi fattori. E il fatto che questo qui, che la larghezza banda massima è questa, vi deve far capire che COD è particolare sulle connessioni, ed è per questo che vi farò un video apposito. Oltre a questo, una cosa, giocate sempre con un cavo, ragazzi, scusatemi, sono tornato indietro, ma giocate con un cazzo di cavo. Andiamo avanti, per l'ultima cosa, disattiva voce, beh, se lo volete fare in privata. Poi andiamo alla parte più fondamentale, i comandi. Allora, e qua so già, Dio Power, cos'è questa sensibilità malata, wow, Ne voglio parlare alla fine della sensibilità e vi voglio spiegare il perché uso 4 come orizzontale e 5 come verticale. Vibrazione controller, ovviamente disattivatela ragazzi, dà molto fastidio. Il 90% dei giocatori professionisti gioca senza vibrazione. Sì, direte, ma la vibrazione controller mi aiuta a capire quando colpisco un nemico, mi aiuta a capire quando subisco un danno, eccetera. Avete ragione su questo, le cuffie esistono però anche per questo, è vero. Ma allo stesso modo può essere anche fuorviante, vi può magari diciamo far smirare in alcune situazioni, magari quando venite presi da dietro o che non vi aspettate un nemico, per esempio in un cerchio e distruggi, vi può far prendere un colpo e sbagliare qualcosa, quindi io vi consiglio di levarla. Mira assistita e mira assistita, allora qua è sbagliato il nome che hanno inserito. Allora, mira assistita, attiva disattiva la mira assistita per puntare i nemici, questo sarebbe, ora vi spiego subito, praticamente quando voi fate destra sinistra con la visuale e su un bersaglio, la vostra mira si rallenta in questo caso. Quindi questa mira assistita sarebbe praticamente una sorta di colla, se si vuole, di aura che c'è intorno a un avversario, che varia in base alla distanza fino al range massimo dove non ce ne sarà più, e praticamente vi rallenta la visuale. Più è bassa la sensibilità, più questa mira assistita aumenta. Più è alta la vostra sensibilità, più ovviamente questa diciamo colla sarà meno forte. Io la chiamo colla, ragazzi, sto cercando di utilizzare termini semplici per spiegarvi questa cosa. Questo qui, il puntamento automatico in modalità mirino, non influisce sul multigiocatore. Questo lo potete anche disattivare, ragazzi, è una cosa inutile. Sapete cos'è?
Avete la minima idea di cosa sia? Non lo sapete. Ok, allora questo sarebbe quando giocate in zombie, mi pare anche forse, non lo so se c'è anche in zombie, però nella campagna c'è sicuro. Quando voi mirate, che praticamente la visuale si aggancia, si chiama il cosiddetto snapshot, si aggancia su una persona, su un nemico, ed è quella cosa che fai premendo il grilletto sinistro velocemente durante la storia, ta 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 ta, agganciate tutti e fate una strage, siete tipo godlike con l'automira. In questo caso è inutile, cioè potete pure giocare senza. Schema comandi predefinito. Oh, e qua c'è un pochino da chiacchierare. Allora, perché uso predefinito e non tattico? Io, ragazzi, giocavo in tattico e ho imparato poi a giocare in claw. Per la prima volta giocavo con gli scuff, però giocavo in un modo molto particolare. Sparavo con l'indice quando avevo bisogno di saltare, spostavo l'indice su quattro tasti e continuavo a sparare con il medio. Una cosa molto difficile da fare, da pazzi, ero un ragazzino stupido così. E ovviamente mi trovavo malissimo ad accovacciarmi con l'analogico, perché ogni tanto mi faceva smirare. Sì, dite, ma nei vecchi giochi era meglio fare i drop shot, cioè sdraiarsi quando incontravate un nemico, invece dei jump shot, cioè saltare. Poi questa cosa è andata un pochino a perdersi con MW3 e Black Ops 2. Si è cominciato a capire che i jump shot erano meglio, perché i colpi comunque alle gambe entravano di meno, le hitbox erano più piccole. Le hitbox sono una sorta di aura intorno alle parti del giocatore dove i colpi possono colpire, quindi fare la X o non colpire la figura, il personaggio. Comunque io gioco in predefinito perché mi piace molto dare accucciarmi con il cerchio, è una mia abitudine in questo caso, ma tattico pure è ottimo secondo me per giocare, specialmente se giocate con la Claw. Io vi consiglio, se giocate con ovviamente lo scaff, vi consiglio di giocare in tattico o predefinito, ma se giocate in claw, giocare con tattico è molto difficile, perché la vostra presa della mano destra sarà molto particolare e quindi non sarà così facile a sdraiare le sparate. Oltre a questo, perché non utilizzo R1 ed L1? Allora, ora parliamo di una cosa fondamentale qua. Allora, sparare con R2 ed L2 è, diciamo, la configurazione normale, no? Con cui sparate, con cui fate le cose, ma sparare con R1 ed L1 è molto più conveniente, bisogna dire questa cosa, perché R1 e L1 non hanno la corsa del grilletto. Cosa vuol dire questo? Praticamente, con R1 ed L1, non essendoci la corsa del grilletto, non c'è quel piccolo ritardo di millisecondi in cui quando sparate, quando premete il tasto per sparare, l'arma non spara. In questo caso qua è istantaneo, praticamente come schiacciate R1 l'arma spara. Come vi ho sempre detto, è molto utile. Stessa cosa per L1 per mirare. R2 e L2 c'è un piccolo ritardo di qualche millisecondo, però anche qua sta in base all'abitudine. Potete seguire il mio consiglio o potete anche giocare come volete voi con R2 ed L2. Io per esempio preferisco giocare con R2 ed L2. Ok, schema levette, ultima cosa, cioè qua ragazzi predefinito non c'è niente da fare, e ora andiamo a parlare della sensibilità 4 e 5, ma voglio farvela vedere anzi in una partita privata. Benvenuti al test, scusatemi se sto giocando in schermo condiviso e non con una persona, ma non saprei chi contattare in questo momento per registrare questo video. Comunque eccomi qua per una spiegazione sulla sensibilità. Per prima cosa, questa non è la distanza massima, quindi c'è ancora automira, posso pure andare ancora più indietro. E sono quello di sopra, sto giocando ora con quello di sopra, sto utilizzando una sorta di marionetta con un altro joystick. E vi voglio far vedere la sensibilità. Sto utilizzando 4 di sensibilità X, quindi guardate come la sensibilità praticamente rallenta come arrivo vicino alla persona. Come arrivo sopra è come una sorta di colla che mi trattiene la sensibilità. Questa è l'automira. Allo stesso modo, questa automira funziona anche se mi muovo destra-sinistra. Come vedete, se mi muovo destra-sinistra, pare che la mira curvi un pochino. Questa qui si chiama rotazione assistita ed è una cosa abbastanza segreta. Ovviamente, più farete destra-sinistra, più questa automira cercherà di farvi stare incollato sull'avversario. Vedete? Più faccio destra-sinistra, più l'automira cerca di tenermi incollato. Non è solo il fatto che l'avversario è davanti a me, ma questa cosa fatta così praticamente vi farà avere più automira. Oltre a questo, io sto utilizzando 4 di sensibilità X e come vedete la sensibilità mi rallenta e mi rende in grado di agganciare facilmente l'avversario. Il mio consiglio è di utilizzare una sensibilità da 4 a 5, massimo 6, perché 6 comincerà a diventare veramente difficile più la distanza aumenta. Ovviamente, come vedete, già qui non c'è più automira. Perché non c'è più automira? Perché qua siamo alla portata massima, qua il CUDA ucciderà con 5 colpi. Ogni volta che io vi dico la distanza massima a cui un'arma uccide, vuol dire che quella è la distanza dove non avrete più automira. Oltre a questo, una cosa importante è questa. Io sto utilizzando 4 e 5, come vi ho detto. Guardate una cosa. Se guardo a destra e a sinistra,
Questa è la velocità. Se guardo sopra sotto, la velocità sembra essere simile, no? Invece, anche se sto utilizzando 5, la sensibilità comunque pare essere un pochino più lenta di 4. Quindi, anche se utilizzo 4 come sensibilità X e 5, quindi più alta di quella X sulla asse Y, pare essere sempre un pochino più lenta. Questo è un problema del joystick della PS4, ma anche del gioco, in cui la sensibilità verticale non è effettivamente veloce e, diciamo, come quella orizzontale. Quindi quella verticale è sempre un pochino più lenta, anche se c'è scritto 5, di quella orizzontale. Quindi è per questo che la utilizzo un pochino più alta. Eppure perché in questo gioco, essendoci i salti, essendo che la gente cammina sui muri, si può mettere sopra delle case, sopra degli oggetti, così, io ho bisogno di muovere velocemente la mia visuale verso una persona. E se voi vi muoverete, in questo caso in diagonale, come in questo modo, quindi sfruttando sia sensibilità X sia sensibilità Y, cioè 4 e 5, la velocità sarà una sorta di media tra le due, che poi andrà sommata per eccesso, quindi 4.5 in questo caso diventerà 5 per eccesso. Quindi questo qua è una spiegazione della sensibilità. Una cosa che vi voglio far vedere ora, sempre su questo manichino, cambiamogli la sensibilità, andiamo a mettergli qualcosa di più alto. Molti di voi giocano con sensibilità magari alte, no? Vibrazione controller no, ok, andiamo a mettere alto. Guardate una cosa, guardate la sensibilità come rallenta pochissimo. Vedete? Se prima rallentava veramente tanto, 4 e 5, rendendomi in grado di uccidere una persona facilmente, di seguirla velocemente, in questo caso, come vedete, l'automira ce n'è pochissima. Per questo tutti i pro player utilizzano sensibilità basse. La maggior parte, il 99%, utilizza 4 o 5 di sensibilità. Non utilizzano sensibilità più alte, perché non ha senso. Per prima cosa, se c'è un nemico dietro di me, ragazzi, COD si muore con pochissimi colpi. Io posso essere fortissimo, avere la sensibilità più alta del mondo, ma raramente riuscirò. Uscirà un turn-on contro una persona brava. Se una persona è scarsa, fare un turn-on non lo fate perché avete la sensibilità alta, ma perché voi siete intelligenti e sapete sfruttare la mappa. Se vi sparano da dietro, una cosa da fare magari è questa: sfruttare i movimenti, perché tante volte confondono anche gli avversari. O se no, quando girate, in questo caso, quando una persona vi spara da dietro, saltate da fermi e premete l'analogico verso una direzione, in modo da fare una sorta di parabola, se così vogliamo dirla, in aria, o disegnare una sorta di parabola mentre fate un 180 gradi su voi stessi. Lo so, quello che vi sto dicendo pare essere molto difficile e complicato. Comunque, questa è la spiegazione del perché i pro player non utilizzano sensibilità altissime, perché utilizzano 4 e 5. Spero l'avrete capito, spero vi sia piaciuta questa cosa e spero che avrete capito perché la sensibilità X e Y sono diverse, perché bisogna impostarle in modo diverso. Io spero vi sia piaciuto questa cosa, spero vi sia piaciuto comunque la spiegazione delle mie impostazioni e come poterle utilizzare, e se vi ha aiutato, se siete migliorati, fatemelo sapere. Comunque, un'ultima cosa prima di finire: ti è Mori Power, sei una merda, fai schifo. Un'ultima cosa prima di staccare il video, mi dispiace che sto male, non posso fare molte serie, specialmente non vi faccio vedere in facecam, ma non vi preoccupate, non mi sono scordato di voi. Ovviamente parlerò della connessione, vi parlerò dell'automira, come funziona, e tantissime altre cose importanti. Scusatemi quindi per questo periodo un pochino brutto in cui sono stato male. Grazie a tutti ieri per il supporto contro gli Epsilon. Si è visto, grazie a tutto il vostro supporto, quanto abbiamo giocato meglio, quanto potevamo batterli, ma dei piccoli errori ci hanno fatto perdere. Sono errori di decision making, non conta allenarsi, sono errori di fare decisioni. Decision making è la capacità di fare decisioni difficili, comunque di prendere decisioni velocemente e importanti durante un torneo, comunque dove si sta giocando un qualcosa, si è sotto pressione, si prova ansia e tante cose, si sta giocando contro alcuni dei team più forti al mondo, in questo caso in Europa. Io spero vi sia piaciuto questo video, quindi lasciate un like, fatemi sapere se vi ha aiutato, fatemi sapere se condividete queste cose. Io vi saluto, bitches, ci becchiamo al prossimo video. Let's go.